Allora, bentrovati al decimo appuntamento di Martedì Critici qui all'interno dell'auditorium di Mecenate. Questa sera io e Marco Tonelli, Sara De Chiara, abbiamo il grande piacere di presentarvi Luigi Ontani. È come abbiamo scritto nel comunicato, insomma, un ospite d'eccezione. Lo considero un po' la ciliegina sulla torta di questi eventi che da circa un anno e mezzo ho ideato. Quindi, come dirvi, io penso anche Marco, insomma, siamo particolarmente onorati della sua presenza. È stata sicuramente un incontro non facile, perché ovviamente, come potete immaginare, insomma, Maestro Ontani è costantemente in giro per il mondo, un po' per i suoi viaggi che lo portano, insomma, come sapete, in Oriente, ma poi anche per le sue numerose mostre e impegni in giro per il mondo, insomma, da Los Angeles, dove è stato recentemente, e poi tutte le altre mostre che sono state realizzate nell'ultimo anno, la Serpentine Gallery in poi. Quindi non è stato un incontro facile, e nel senso, rispetto, no, vero, agli altri incontri che erano più gestibili, ma devo ringraziare in particolar modo Antonio Martino, un collezionista insomma, molto stimato dallo stesso Ontani, che è tra l'altro un suo amico carissimo, che ci ha fatto da mediatore ed è riuscito, insomma, a metterci in contatto con il maestro, in modo poi, insomma, di poter realizzare questa serata. Quindi un grazie particolare ad Antonio Martino. Ringrazio poi anche Serena Basso della Galleria Lorcan O'Neill, che ci ha fornito poi un CD di immagini, e voglio ringraziare poi anche Paolo Ogolini, che è qui presente, insieme poi a Beatrice Bulgari, che hanno realizzato per Arte Cortocircuito, insieme poi con l'Asiatica Film Festival, questo documentario che qui vedete subito in sovraimpressione, che è appunto il Lapsus Lupus Decapitato Faunfato, che è questo piccolo viaggio, un mini documentario girato dal regista coreano, credo, cinese, Hao Jie, nel 2010, con il quale poi apriremo questa serata. In effetti, Luigi Ontani si può dire che fin dall'inizio, insomma, è stato un artista che ha fatto della vita una forma d'arte. Qualcuno, appunto, ha già avuto modo di scrivere che aveva appieno, insomma, risposto al proposito d'Annunziano di rendere la propria vita una forma artistica. In effetti, fin da subito, fin dall'inizio, così è stato, e se oggi è ancora, insomma, è quell'artista, è così amato dal pubblico italiano, ma poi anche dal pubblico internazionale, credo proprio che sia proprio per questa sua originalità e questa sua trasversalità nel riuscire anche a cogliere poi la congiunzione tra culture diverse, in particolare, appunto, unendo il misticismo orientale poi invece al narcisismo occidentale. Ecco, proprio è un dato, insomma, abbastanza di fatto, quella figura poliedrica, eccentrica, elegante, ma allo stesso tempo poi raffinata e colta, direi, un intellettuale vero e proprio, che hanno sempre contraddistinto proprio l'operato di Luigi Ontani dalle prime opere, appunto, che datano alla fine degli anni 60 e i primi anni 70 fino ad oggi. È stato un artista che ha anticipato tutto e che infatti oggi, penso che questo si possa dire senza essere accusati di retorica o di adulazione eccessiva su questo palco, sia forse l'artista italiano, prima si parlava di età, forse sia l'artista italiano più famoso e più giovane allo stesso tempo. È stato riconosciuto per la sua freschezza, per un lavoro che è sempre stato nuovo, che si è sempre veramente reinventato, che mi sembra che non si è mai adagiato su stilemi legati al mercato, legati alla fama di se stesso, quasi a smentire oppure ad aumentare una sorta di narcisismo
incarnato da Ontani, che, per cui il Narciso stesso non vuole essere mai sempre se stesso, ma vedere nello specchio un'immagine diversa di se stesso. Cioè, dall'inizio della mia avventura, questo l'ho raccontato un po' tante volte, comunque la convinzione che mi porta ancora a respirare, partendo proprio dall'osservazione della commedia dell'arte come presenza nel sapere visivo, quindi pensando da Severini appunto a Picasso, a Mancini, e ho considerato di, attraverso il tableau vivant e quindi l'autoritratto fisionomico, di considerare la possibilità di dare una prospettiva alla maschera. E questo è stato un primo momento, che è durato molto tempo, di viaggio nella mappa della maschera nel mondo, che va dal mio transito in Tirolo al Giappone, al Messico, all'India, al Burkina Faso, all'Alto Volta, e quindi anche subito a Bali. E a Bali ho trovato questa sintonia, questa simpatia attraverso la maniera con cui loro esprimono il simulacro della maschera. Qual è stato, se c'è stato, il momento in cui Ontani è stato come Giotto, scoperto dal suo cimabue mentre faceva il cerchio perfetto, ovvero, detto in termini più terra-terra, quando anche in una mitografia a posteriori è avvenuto questo incontro? No, la scoperta è semplicemente la condizione o la convinzione di poter svolgere i propri pensieri, il proprio esprimere, in senso dilettantesco, come fosse sempre un diletto, un tentativo di non vivere un dovere, un mestiere. Se vado alle cronache, non mi sono mai particolarmente espresso raccontando quale in effetti è stata la mia vita di quegli anni, perché non è che fosse diversa. Ho vissuto consapevolmente anche delle costrizioni, senza considerarle delle particolari prigionie di contesto, però ci sono dei piccoli episodi, non so quanto ha senso raccontare, cioè siamo alle scuole elementari e il dettato in classe è, che ne so, la vita di Garibaldi, che mi sembra molto attuale nei 150 anni. E io l'ho espresso in un intero album visivamente, che naturalmente il maestro si è tenuto. Allora mi sono reso conto che forse poteva essere un modo per essere ascoltati o visti, ad esempio. Ecco, questo è il primo episodio che ricordo.